pomeriggio di festa all'insegna della solidarietà. Natale solidale Open Day all'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco. L'occasione per scambiarsi gli auguri con le famiglie e gli alunni e per aprire le porte della scuola al territorio. In esposizione anche i presepi realizzati dai laboratori artistici dell'Istituto. È un momento di grande festa in cui noi abbiamo associato questa esperienza dell'Open Day già fatta prima con un momento di solidarietà. Tutti i docenti con i loro alunni, i genitori hanno realizzato dei manufatti di vario tipo, natalizi, e il ricavato di queste loro opere andrà ad associazioni diverse, Save the Children, l'UNICEF, anche Casa Famiglia Locale. Insomma, ognuno di loro ha destinato questo piccolo guadagno frutto del loro lavoro a questo gesto di solidarietà. Ma siamo contenti soprattutto perché è un momento di grande festa della scuola. Infatti oggi qui vediamo si respira un clima di grande festa dopo 2 anni di silenzio e problemi. È vero, ci voleva, dovevamo un po' riapprovarci delle nostre tradizioni. Noi popoli del sud siamo persone socievoli, amiamo i colori, amiamo le relazioni e soprattutto amiamo il Natale che fa parte della nostra tradizione. Il messaggio di auguri della preside alla sua comunità scolastica e anche alla cittadinanza. È quella di trovare la serenità, questa serenità che da tanto ci manca, e di sperare sempre in un mondo migliore, non demordere mai, perché il Natale con la nascita del bambino è l'annuncio sempre nuovo che si ripete di speranza, di rigenerazione, e questo vuole essere il mio augurio a tutti. Ricavato, a che cosa sarà devoluto e quali sono tutte le opere missionarie che lei porta avanti? In questo momento porto avanti 100 bambini che sono in carcere con le mamme a Kampala, più gli orfani, che sono circa 200, e più i sordomuti che hanno scuola professionale. E in più mando letti per ospedale, devo mandare, ho 2 container di letti per ospedale con comodini e altro materiale, e anche un eco doppler e così via. Quindi aiuto persone e aiuto, diciamo, categorie specifiche di persone, orfani, mamme sole con figli, a cui non faccio l'elemosina, ma aiuto a lavorare con questi oggetti che voi vedete qui, e si sostengono. Sono circa 42 famiglie, quindi voi pensate, 42 famiglie, mamme sole con figli, più 100 bambini con le loro mamme nel carcere, più circa 200 orfani, così, e sordomuti, una scuola di sordomuti, e ospedali. E in più ho costruito una chiesa dedicata alla Madonna della Grazia. Sono intervenuti il sindaco Giovanni Palomba, il vice Enrico Pensati e il consigliere Michele Langella. Sindaco Palomba, proseguono gli incontri e le attività nelle scuole. Oggi siete qui all'Istituto Giacomo Leopardi per questo Open Day con il mercatino solidale. Sto passando un Natale particolare, nel vero senso della parola. Io devo ringraziare i dirigenti scolastici, Olimpia Tedeschi, a tutti i professori, gli alunni, i genitori, perché l'amministrazione, il sindaco, il vice sindaco, stiamo entrando in tutte le scuole. Prima per tutti i progetti finanziati dal Comune di Torre del Greco, dove le scuole si sono impegnate e stanno portando a termine quello che era il progetto finanziato. Ma poi gli Open Day per far conoscere la scuola, tutto quello che di bello in una realtà come questa della Leopardi si fa. E il mio Natale lo sto passando in questo modo. Facciamo gli auguri agli studenti di Torre del Greco. Ragazzi, augurissimi di buon Natale. Abbiamo superato 2 anni di Covid, voi siete stati bravissimi e adesso state dando il massimo con tante iniziative che vi sto veramente vedendo tutto quello che fate. Siete la gioia dei cittadini torresi, dei vostri professori, dei vostri dirigenti scolastici e dei vostri genitori. Bravissimi ragazzi, augurissimi di buon Natale. Anche oggi l'amministrazione comunale è presente in questo splendido istituto che è la Giacomo Leopardi per portare il proprio augurio, il proprio ringraziamento per le grandi attività che sta svolgendo la preside e tutta la comunità scolastica. Continua l'intervento e continua la campagna di valorizzazione da parte dell'amministrazione comunale di quelli che sono gli istituti scolastici della nostra città. Siamo felici perché anche in questa scuola abbiamo avviato 2 importanti progettualità.
L'anno scorso abbiamo finanziato l'orto didattico e quindi il gazebo che vediamo all'esterno è un'attività, così come nei giorni scorsi è stata presentata alla Falcone Scauda. Quest'anno invece abbiamo finanziato la ristrutturazione del teatro. Suoi auguri agli studenti e a tutta la comunità di Torre del Greco. Ma auguri veramente di cuore ai ragazzi, perché sembra una frase fatta, ma loro veramente rappresentano il futuro del nostro territorio. Noi dobbiamo dargli gli strumenti giusti. E questa azione, diciamo, che stiamo realizzando nelle scuole di arricchimento e di abbellimento sicuramente li aiuta a vivere in un contesto importante, alla città affinché tutti, ognuno nella propria parte possa dare il giusto contributo. Ragazzi, un messaggio di auguri a chi volete fare gli auguri? A tutte le persone, a tutti quanti, sì, ai nostri professori, ai nostri amici e a tutti i bambini. Auguri a tutti quanti, soprattutto alle prof e a tutti. Auguri alle professoresse e a tutti quanti. Auguri. Buon Natale!